Ok, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti al secondo appuntamento del convegno Uomini ed eventi nel Lazio meridionale per la capitale del Regno. Il convegno è organizzato dall'Associazione Culturale Le Tre Torri di Roccasecca, grazie al contributo della Direzione Generale Biblioteche ed Istituti Culturali del MIBAC e con il patrocinio dei comuni di Roccasecca, Castrocelo, Colle San Magno e la partecipazione della Proloco di Castrocelo. Dopo il successo di visualizzazione e di commenti della diretta del 15 dicembre scorso, si spera di bistare con la conferenza di oggi, dedicata agli Zuavi Pontifici, il corpo internazionale dell'esercito del Papa, protagonista a Mentana. Introdurrei i lavori Fernando Riccardi, presidente dell'associazione Le Tre Torri. Proseguiremo poi con l'intervento di Francesco Maurizio Di Giovine, storico e saggista, e quindi con Marco Del Pasqua, scrittore. Porgiamo alle persone collegate i saluti dei sindaci dei comuni patrocinatori, l'avvocato Giuseppe Sacco di Roccasecca, il professor Filippo Materiale di Castrocelo, il dottor Antonio Di Adamo di Colle San Magno, i saluti del presidente della Proloco di Castrocelo, dottor Gianni Fantaccione. Ringraziamo ancora la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBAC per l'opportunità offerta. Per la pubblicazione degli atti seguiranno gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dell'Associazione Le Tre Torri. E adesso passo la parola al presidente Fernando Riccardi per il saluto. Grazie Maria, grazie e grazie anche del tuo dinamismo, della tua solita, come dire, creatività, perché sei tu che hai un po' messo in piedi, che reggi le fila di questo convegno. Ringrazio gli amici che vedo, soprattutto da Bologna, Francesco Maurizio Di Giovine. Abbiamo una lunga frequentazione con Maurizio e mi viene subito in mente, caro Maurizio, la cara Civitella del Tronto, dove tu ogni anno organizzi un convegno per ricordare proprio l'epopea di quella resistenza Moriva per eroica il della Potenza. anno. Benissimo, lo sappiamo, quindi da tanto tempo. Saluto Marco Del Pasqua, lo scrittore di cui ho sentito parlare molto bene, quindi siamo contenti di ospitare questa sua performance, chiamiamola così, visto che ormai bisogna parlare un po', come si dice, da remoto e non in presenza per questa maledetta pandemia che speriamo possa tirare le cuoia il più presto possibile. Io ringrazio di nuovo gli intervenuti, faccio anticipatamente gli auguri di buon anno, sperando che quello che sta per andare via sia un anno che da mettere da parte, che quello che sta per arrivare sia decisamente migliore del 2020. E dico che l'argomento di questa sera, brevemente, in cui si parlerà di questo esercito pontificio degli Zuavi, in particolar modo del corpo degli Zuavi, un esercito che è stato sempre bistrattato dalla storiografia, dalla vulgata storiografica dominante, perché erano considerati dei mercenari. Cialdini, uno dei capi in testa, no, dell'esercito piemontese, più volte li definiva complisticari, quindi erano considerati veramente delle pessime persone, che erano le dipendenze di un sovrano, che in questo caso era il Papa, che non voleva mollare il suo potere temporale e quindi si opponeva, servendosi proprio di questa milizia mercenaria, di resistere appunto alla invasione piemontese. Non è così, e lo vedremo dai racconti dei nostri illustri convegnisti, dobbiamo sfatare questa leggenda nera. E anche perché anche l'esercito pontificio, anche questo argomento, lo dicevamo prima in preparazione del convegno, rientra proprio in quell'ampio
fenomeno che è considerato legittimismo, un fenomeno che è ancora poco indagato, ma che deve essere assolutamente indagato per avere un quadro che sia il più completo possibile delle vicende tumultuose che portarono nel 1860, anche per tutto il decennio, fino al 1870, all'unità d'Italia. Dobbiamo indagarlo nella maniera scevra, più seria possibile, scevra da condizionamenti di natura politica e ideologica, anche per cercare, e qui concludo, lasciando poi spazio all'ottima Maria Interrato, che, come ho detto prima, reggerà le fila e coordinerà i lavori, anche per dare un quadro che sia il più completo possibile, per spiegare perché tra il 1860 e il 1870, in quel decennio travagliato ma decisivo per le sorti della nostra nazione, tante persone, soprattutto dai paesi dell'Europa cattolica, spontaneamente scesero, vennero in Italia per mettere la loro spada, la loro sciabola, prima al servizio della dinastia Borbonica e quindi di Francesco II di Borbone, che era stato aggredito quando militari dal Garibaldi prima e dai piemontesi dopo, ma anche a servizio del Papa Re, di quel Pio IX che è stato sempre scattato, e che non erano dei mercenari, perché in compenso non ricevevano mercede, ma erano, avevano posto in maniera del tutto spontanea la loro spada, la loro sciabola, al servizio della causa legittimista, perché credevano in un ideale che oggi è considerato anacronistico, che oggi è considerato superato, ma che allora, come vedremo dalle relazioni dei nostri brillanti ospiti, aveva sicuramente la sua ragion d'essere. Io vi ringrazio, vi auguro un buon ascolto e cedo sicuramente la parola e la conduzione dei lavori all'ottima Maria Scerrato, e ci rivedremo a fine del convegno per trarre le doverose conclusioni. Buon ascolto a tutti e buon ascolto soprattutto a quelli che ci stanno sentendo in streaming, non so se è la parola esatta, però ho reso l'idea. Grazie Presidente, allora riprendiamo un pochino le fila del discorso dopo questo intervento. Il Corpo degli Zuavi Pontifici viene costituito il 1 gennaio 1861 dal generale Le Morissier su impulso del Cardinal de Merode, che era stato lui stesso un militare. La perdita della Romagna Pontificia a seguito del plebiscito di marzo del 1860, la perdita poi, l'annessione delle Marche dell'Umbria al Regno di Sardegna dopo la battaglia di Castelfidardo, mostrarono l'urgente necessità di riorganizzare l'esiguo esercito pontificio per difendere un po' quello che restava del potere temporale del Papa. Il generale Le Morissier aveva fatto quasi un miracolo, era riuscito dopo una serie di proclami e appelli a radunare circa 15.000 volontari, che tuttavia non sarebbero bastati per difendere quello appunto che restava dello Stato Pontificio, nonostante la presenza del contingente francese comandato da Guyon a Roma. De Merode caldeggiò la formazione di un corpo di fanteria leggera, che unisse all'abilità militare l'adesione a ideali molto alti e soprattutto rappresentasse anche nell'immaginario la più bella gioventù d'Europa venuta dai quattro angoli per combattere una guerra giusta, la cosiddetta nona crociata. E così accanto ai volontari del battaglione dei tiragliatori franco-belgi di Bec de Lièvre, al battaglione irlandese del maggiore O'Reilly e ai 60 crociati di Decatelineau, viene formato questo corpo leggendario che operò nel Lazio nel decennio 1860-1870, distinguendosi a Mentana, a Porta Pia, ma nella caccia ai briganti, ma anche intervenendo a favore della popolazione nel cosiddetto episodio del colera ad Albano del 1867, spingendosi là dove nessuno era voluto andare. Ma chi erano questi soldati che indossavano una uniforme tanto
molto pittoresca, che è una certa antipropaganda, diciamo, antipapista, aveva fatto quello di cui parlava prima Fernando, cioè li aveva definiti mercenari e violenti. Ne parliamo stasera con Maurizio, Francesco Maurizio Di Giovine, autore del saggio Gli Zuavi Pontifici e i loro nemici. Francesco Maurizio Di Giovine ha pubblicato vari libri di storia militare e civile del Regno delle Due Sicilie. 1789, Rivoluzione contro Napoli, la difesa militare delle Due Sicilie nell'opera collettanea La difesa del Regno, L'età di Re Ferdinando, La dinastia borbonica, 1815-1861, Dell'Italia dello Strapados all'Italia della Rivoluzione, Pagine di storia militare del Regno delle Due Sicilie. Ha scritto romanzo storico A Civitella del Tronto con i soldati del re. E nel 2020, con l'editore Solfanelli, è uscita l'opera Gli Zuavi Pontifici e i loro nemici. Facciamo quindi, insieme Di Giovine, un profilo degli Zuavi. Chi erano? Quali ideali rappresentavano e come si comportavano? Buonasera, dottor Di Giovine, siamo qui per ascoltare appunto la sua relazione. Bene, chi erano gli Zuavi Pontifici? Erano dei giovani cattolici di tutte le contrade d'Europa che risposero all'appello del generale della Morisier quando costui, chiamato da Pio IX, riorganizzò il debole esercito pontificio. Venivano dal Belgio, dalla Francia, soprattutto dalle zone dell'ovest della Francia, quella che era stata la Vandea militare, e i nomi dei tanti giovani rispondevano ai nomi che nel 1799 avevano combattuto contro la Repubblica napoletana. Venivano dalla Spagna, dal Portogallo, erano tutti dei ragazzi cattolici. E facendo un salto al dopo, è interessante la storia di questi ragazzi che parteciparono alla difesa alla difesa di Pio IX di Roma cattolica per la libertà e l'indipendenza della Chiesa. La stragrande maggioranza di questi giovani diventarono sacerdoti e frati, e molti di loro andarono in Africa in opere missionarie. Ecco, non potevano essere dei mercenari. Ma ricominciamo a mettere la loro storia in ordine, perché c'è un problema storiografico di fondo. Non esiste una letteratura storica sugli Zuavi Pontifici. Ci sono libri di memorie esteri di ufficiali e sottufficiali che avevano partecipato, loro biografie, ma diciamo scritte alla fine dell'Ottocento, ma di contemporaneo c'è veramente poco. Per cui non vi scandalizzerà se vi dico che io ho impiegato 10 anni per scrivere questo libro. 10 anni in parte dedicati alla ricerca, al costruire una bibliografia, alla ricerca dei testi, contatti con famiglie per ricevere impressioni, ricordi, memorie. È stato un lavoro veramente lungo, lungo, lungo. Non pensavo che arrivasse alla fine. Poi, spinto dagli avvenimenti che cadevano quest'anno della presa di Porta Pia 1870-2020 e della fondazione del corpo degli Zuavi Pontifici, ho chiuso in fretta tutto il materiale e ho scritto questo libro. Allora, l'esigenza di creare un corpo su base volontaria, tutto l'esercito pontificio fu sempre su base volontaria, un corpo volontario di fanteria leggera, nacque all'indomani della caduta delle legazioni pontificie di Romagna, cioè Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna. Queste legazioni caddero nel giugno, primi giorni di giugno del 1859, in seguito alla battaglia di Solferino, cioè quando le sorti dell'Austria ebbero la peggio, i piemontesi accelerarono questo processo di penetrazioni verso l'Italia centrale con l'appoggio di Napoleone III, il quale recitò un ruolo veramente disgustoso nei confronti del pontefice, perché lui pubblicamente dichiarò sempre di appoggiare la difesa dell'indipendenza dello Stato pontificio. Ma come vedremo nel corso della mia veloce esposizione, tutte le volte lui dimostrò di essere nemico dello Stato pontificio.
Allora, dopo la perdita delle legazioni pontificie, lo stato delle legazioni di Romagna, cadute senza colpo ferire, gli austriaci uscirono, i liberali insorsero, occuparono il comune e dichiararono decaduto lo stato pontificio e l'annessione al regno di Sardegna. Rimanevano le Marche, l'Umbria e il Lazio. Lo stato pontificio, i vertici capirono che occorreva organizzare una difesa armata, anche perché Napoleone III aveva detto che lasciava correre l'atteggiamento piemontese sulle legazioni pontificie, ma si sarebbe impegnato a difendere l'indipendenza delle Marche e dell'Umbria, oltre che del Lazio. Allora il Papa chiama il generale Lamorisier, che era un generale in rotta con Napoleone III, era stato arrestato da Napoleone III, poi era stato mandato in esilio, era rientrato in Francia. Il generale de Lamorisier era stato un eroe nazionale per come si era comportato nelle battaglie in Algeria e Tunisia. Aveva sconfitto i berberi, i capi ras locali e si era guadagnato una fama e una grande popolarità presso il suo esercito. Ma non aveva l'appoggio di Napoleone III, anzi erano pubblicamente nemici, perché Lamorisier si era schierato pubblicamente contro Napoleone quando da presidente aveva fatto il colpo di stato del gennaio autoproclamandosi imperatore. Allora cosa fa Napoleone III? I piemontesi lo cercano e gli chiedono l'autorizzazione a invadere le Marche e l'Umbria. Napoleone III, che si trovava in Savoia, dice, è riportato da Cavour, fate presto perché non voglio attirare l'ira della diplomazia europea. Questo fare presto, e intanto al Papa l'ambasciatore francese dice che l'imperatore non avrebbe mai permesso l'invasione delle Marche dell'Umbria. Per cui il generale de Lamorisier, convinto che ci sarebbe stata un'aggressione, perché i servizi di informazione funzionavano anche all'epoca, convinto che ci sarebbe stata una invasione, ma di bande rivoluzionarie che lui avrebbe saputo controllare molto bene. Allora, c'è il problema, siamo nel 1860, alla fine dell'estate. I volontari che erano accorsi a Roma erano stati inquadrati, essendo prevalentemente franco-belgi, in un battaglione che era stato volgarmente detto dei franco-belgi, ma la dizione ufficiale era battaglione dei tiratori pontifici. Cosa succede? Succede che l'invasione dell'Umbria viene fatta col quarto corpo d'armata e dalla parte del mare, da Cialdini, col quinto corpo d'armata, viene fatta nei primi giorni di settembre. Praticamente è tutto l'esercito piemontese che invade questi stati. Cosa può fare il generale, il comandante dell'armata, ormai diventato comandante dell'armata pontificia? Cerca di radunare tutti i suoi per fare l'ultima difesa verso Ancona. Ancona era un porto di mare in attesa di che cosa? Dell'auspicato arrivo degli austriaci. Cioè voleva creare un problema un problema bellico di carattere internazionale per mettere nell'imbarazzo i francesi e nell'impotenza i piemontesi. Cialdini, che aveva un grosso esercito, di gran carriera arriva verso Ancona e si ferma a Loreto, dove il 19 settembre abbiamo lo scontro militare chiamato di Castelfidardo, ma in realtà si svolse a pochi chilometri di distanza fra Loreto e Castelfidardo. È chiaro che i pontifici, c'era l'artiglieria, la fanteria pesante, la cavalleria, hanno la peggio, distrutti dal numero, però quel giorno si comportarono con un valore che è rimasto nella letteratura militare di ogni paese. Alla fine della battaglia i pontifici si ritirano a Loreto, nella basilica che era diventato un'infermeria ambulante. La notte è descritta da questi ufficiali francesi, la notte è commovente, in tutti gli altari laterali si celebravano messe, mentre i medici, le infermiere assistevano i moribondi, i feriti, è qualcosa di drammatico, ma sono pagine di un lirismo incredibile. Quando il giorno dopo, intanto Lamorisier riesce a sfuggire grazie a una
a un piccolo squadrone, a un piccolo drappello di cavalleggeri che avevano studiato le piantine del posto, riesce a raggiungere Ancona, dove dal 18 settembre riescono a resistere fino al 30 settembre, quando sono schiacciati non dalla dal numero nemico, ma dalle navi di un personaggio, di un ammiraglio, l'ammiraglio Persano, che sarà il bombardatore di tutte le situazioni, di Gaeta, di Messina, lo fu di Ancona, per finire miseramente a Lissa. A Lissa ci fu la vendetta della storia, quando questo Persano, che non era sulla nave ammiraglia, la corazzata d'Italia, ma su un'altra nave dove era andato a trovare un ufficiale suo amico, e non riuscì a dare ordini, per cui furono totalmente spazzati da Teketov, dalla marina austriaca. Allora, quando il giorno dopo sono costretti ad arrendersi i drappelli pontifici, vengono mandati in prigionia alle loro case, e un generale piemontese, quando legge i nomi, fa un'affermazione che è rimasta storica. Dice: ma questi non sono nomi di briganti, non sono nomi di mercenari. Con questi nomi si potrebbe organizzare nuovamente un ballo alla corte di Luigi XIV. C'era il fiorfiore dell'aristocrazia francese, dell'aristocrazia austriaca, dell'aristocrazia tedesca. Nell'ottobre si ricompatta questo battaglione di tiragliatori pontifici, perché tutti questi tiragliatori, ritornati alle loro case, pian piano ritornano a Roma. Avevano voglia di continuare a combattere. Si arriva al dicembre del 1860. Si era evidenziato che fra questi tiragliatori c'erano dei personaggi che non avevano quello spirito per cui era sorta questa armata di volontari, o erano violenti, o erano giocatori d'azzardo, insomma, non avevano le credenziali adatte. Allora cosa fa il loro comandante, Bechteliev, che era il cognato della Morissière? Licenzia, scioglie il battaglione, li rimanda a casa, e l'1 gennaio fonda un nuovo battaglione, che viene chiamato Zuavi Pontifici, dalla divisa che questi già avevano come tiragliatori pontifici, che avevano messo già quando c'è la battaglia di Castelfidardo. Allora, l'1 gennaio nasce questo battaglione, in San Giovanni Laterano viene fatto il 18 gennaio il giuramento, e comincia l'attività di questo reggimento, di questo battaglione. Nel giro di pochi anni il battaglione riceve nuovi volontari, al punto che nel 1874 da battaglione diventa reggimento. Questo reggimento vigila sempre in tutte le province alla ricerca di rivoluzionari, i quali non fanno mancare la loro presenza di molestia costante. Queste bande di garibaldini mandate, nonostante che ai confini ci fossero gendarmi piemontesi, vengono mandati sempre, lasciati passare, perché dovevano molestare continuamente lo Stato Pontificio. Questi zuavi, come la professoressa ha accennato, si comportarono con grande valore, dimostrando una forza spirituale che di solito non si chiede anche nelle situazioni di emergenza a un esercito. Quando ci fu il colera in tutta l'Italia meridionale, che arrivò ad Albano, dove morì la regina madre delle due Sicilie, Maria Teresa, seconda moglie di Ferdinando II, e il figlioletto più piccolo, il conte di Caltagirone, sono gli zuavi pontifici che vanno casa per casa a prelevare i morti, a pulire i moribondi, ad assisterli, e molti di questi zuavi pontifici vennero contaminati dal colera e morirono. Anche questa sarebbe una pagina bellissima. Io purtroppo ho fatto un libro di sintesi, ho messo i nomi di questi zuavi, ma sarebbe veramente doveroso dedicare studi particolari ai vari momenti della vita degli zuavi. In tutto il Lazio meridionale ci sono chiese che ospitano ancora le salme degli zuavi pontifici morti o perché combattevano contro il banditismo, o per via del colera, o morti accidentalmente. Gli zuavi pontifici, agli occhi di tutta l'Europa cattolica, si costruirono una leggenda, per cui quando nel 1867 scoppia la cosiddetta guerra rivoluzionaria, cioè i rivoluzionari italiani decidono che dovevano occupare Roma
col terrorismo, con le bombe e con gli assassini. È famosa, la, anche se è passata nel dimenticatoio, anzi sono stati esaltati come martiri i terroristi che misero la bomba alla caserma Serri Story, dove morirono 28 zuavi pontifici, oltre a tanti civili, oltre a una famiglia e una bambina di 5 anni che si trovavano a passare di lì. Furono scoperti Monti ed altri, furono scoperti i colpevoli e furono condannati a morte, all'impiccagione. Ancora oggi ci sono delle lapidi a Roma che ricordano il martirio di questi. Non c'è una lapide che ricorda la tragedia che questi commisero, cioè questo atto di terrorismo che portò alla morte di tanti giovani che non c'entravano niente. Giungiamo al 1870. La guerra rivoluzionaria, per concludere l'argomento, viene sconfitta quando Garibaldi decide di scontrarsi con l'esercito pontificio, che nel frattempo aveva avuto i rinforzi dell'esercito imperiale francese. C'è la celebre battaglia di Mentana, dove i pontifici scrissero una pagina di valore, di eroismo, ma di eroismo cristiano, perché i cappellani militari che erano al seguito degli zuavi pontifici, assieme agli zuavi, quando trovavano dei garibaldini feriti che chiedevano di confessarsi, si fermavano, li assistevano, e ci furono vari garibaldini, di cui ci so, la storiografia ha i nomi, che si salvarono e ringraziarono di questa attività cristiana sia gli zuavi pontifici che i loro cappellani. Si arriva al 1870. Nel 1870 c'è sullo scenario europeo un avvenimento tragico quanto importante che darà la svolta a tutti gli avvenimenti romani. Napoleone III a Sedan viene sconfitto dai prussiani nella guerra che si era scatenata, per cui viene proclamata la Repubblica in Francia. I piemontesi, ormai Regno d'Italia, decidono che gli accordi che avevano fatto quando portarono la capitale da Torino a Firenze nel 1864 e si impegnarono a non provocare aggressioni allo Stato Pontificio, in quel momento capiscono, ritengono di non dover più onorare un impegno che avevano sottoscritto con un imperatore che non c'era più. E allora nasce l'idea dell'invasione dello Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio, il comandante generale era diventato il generale Kanzler, un tedesco di Baden, il quale, molto intelligente, aveva creato un sistema di informazioni incredibile. E allora cosa fa il generale Lamorisier? Scusa, il generale Kanzler. Nel settembre del 1870, far rientrare in Roma tutti gli zuavi pontifici che occupavano le province. Cade in questo modo anche Civitavecchia, che era il posto di mare importante per i collegamenti esterni, e si riuniscono in Roma, si crea la difesa di Roma. Anche qui c'è una pagina, racconto proprio velocemente il fatto, che non è stata mai scritta dalla storiografia liberale, perché forse probabilmente o non ha capito la situazione o se ne è vergognata. Allora, Roma era costituita da una cinta di mura e con tante porte. Kanzler viene a sapere da informazioni di parroci della provincia i piani del generale Cadorna. Cadorna aveva deciso di bombardare a tappeto tra la Porta Salaria Porta Pia per entrare da quella parte. Cosa fa Kanzler? Lascia a difesa di Porta Pia soltanto 100 zuavi, e tra questi zuavi c'era un principe reale spagnolo, il fratello del pretendente carlista, Don Alfonso Carlos di Borbone e Austria Este. Mentre fortifica in modo incredibile tutte le altre porte, Porta San Paolo, Porta Maggiore, tutte le altre porte. Perché questo? Perché voleva dimostrare che nonostante la debole resistenza di Porta Pia, i piemontesi avrebbero faticato a entrare in Roma. La vigilia del 20 settembre, Pio IX, con uno scritto, autorizza Kanzler ad alzare bandiera bianca al primo colpo di cannone. Il generale Kanzler fa una certa opposizione a questo ordine e spiega al pontefice che bisognava anche dare una testimonianza a tutti i volontari che erano accorsi a Roma per morire in nome della fede cattolica e della libertà e indipendenza del pontefice.
Allora si raggiunge un compromesso e il pontefice dice: va bene, quando ci si accorge che la porta sarà stata sfondata e la breccia sarà avvenuta e sarà praticabile l'invasione, allora ci dobbiamo arrendere. Bene, i piemontesi cominciano a cannoneggiare le porte di Roma all'alba. La Porta Pia cade e la breccia si apre ed è praticabile soltanto dopo 5 ore di cannoneggiamento. Cosa succede? Che i piemontesi entrano e sul San Pietro viene alzata la bandiera bianca. È l'ordine di resa. Gli zuavi pontifici e gli altri armati depongono le armi e si fermano. I piemontesi, lungi dal fermarsi di fronte alla resa, continuano a entrare e arrivano fin dove ora c'è la stazione Termini, perché per loro era strategico occupare la città, non lasciarla nelle mani dei pontifici. Alle 2 del pomeriggio c'è la stipulazione del trattato di resa, dove i pontifici cercavano di discutere le condizioni, ma Cadorna tira fuori un foglio governativo e dice: queste sono le condizioni. Resa senza condizioni, voi da domani dovete uscire dallo Stato Pontificio e il pontefice viene lasciato nel Palazzo Apostolico. È così. I pontifici sono costretti a subire questa resa, e intanto i piemontesi cominciano a rastrellare attorno a Porta Pia, perché c'era anche rabbia per questa resistenza di poche persone, circa un centinaio di pontifici, che portano alla caserma Macao. La caserma Macao è situata dove finisce ora via San Martino della Battaglia. C'è stata fino a 30 anni fa una caserma dell'esercito italiano e ora mi pare che ci siano delle costruzioni mediche, un ospedale o qualcosa legato al policlinico. Bene, questi soldati, tra cui questo principe spagnolo, vengono detenuti per 3 giorni, mentre il resto dei pontifici sparso per Roma viene tutto concentrato e mandato verso la piazza di San Pietro. Ecco, c'è da dire ancora una cosa per concludere. Al seguito dei piemontesi, dell'esercito piemontese, entrarono circa 10.000 patrioti italiani che avevano il compito di andare a sistemare le bandiere tricolori ovunque e soprattutto dovevano fare giustizia di tutti i pontifici in uniforme che trovarono. Molti furono gettati nel Tevere. Ci fu una razzia e anche su questo triste episodio la storiografia ha scritto ben poco. Cosa succede la notte del 20 settembre? Il pontefice viene avvicinato dal generale Kanzler e dice: Santità, l'esercito è qui, acquartierato nella piazza dove passerà la notte, e domattina saremo avviati verso le varie stazioni ferroviarie per essere portati a Civitavecchia e di lì evacuati verso le personali destinazioni. I soldati vorrebbero ricevere la sua benedizione. All'indomani mattina, quando questi pontifici erano lì smarriti, si vedono aprire quelle finestre che abbiamo sempre visto aprirsi quando i pontefici, soprattutto Giovanni Paolo II, ma anche l'attuale pontefice, facevano la benedizione, un discorso. Ecco, il Papa benedice la truppa. Questa truppa, appena vede il pontefice, si inginocchia e a capochino prende la benedizione. Erano tutti commossi, e lo sono anch'io, perché sono stato travolto da queste vicende. E il Papa, anche lui, ebbe un gesto di commozione e svenne. In quel momento chiusero le finestre e cominciò l'esodo dei soldati pontifici. Cosa posso dire per concludere? Che l'Italia, io ho i fogli matricolari e tutti i nomi e le vicende personali di 10.000 zuavi pontifici. Tra questi vi erano 900 zuavi italiani. Sto cercando di ricostruire le biografie del dopo di questi zuavi. Cosa fecero? Erano tutti dei cattolici che si impegnarono nella vita di fine 800. Si impegnarono, scrissero, molti scrissero. È tutto un mondo che non è stato mai conosciuto. Ecco, questo lo ritengo un atto di grande ingiustizia verso la storia nazionale. Per quanto riguarda gli esteri,
anche lì ci sono pagine e pagine. Vorrei scrivere un altro libro dal titolo Zuavi Pontifici Forever, perché quello che fecero ha dell'incredibile. C'era un ufficiale degli Zuavi Pontifici peruviano, appartenente a una famiglia molto ricca, si chiamava Sevilla, José Sevilla. Nel 1880 c'è una guerra fra il Perù e il Cile, e questo ex Zuavo Pontificio organizza un reggimento di Zuavi Pontifici peruviani per andare a combattere in nome di Cristo Re contro i cileni. E potrei continuare con altri episodi, vi ho accennato all'inizio i vari Zuavi che diventarono sacerdoti e frati e andarono in Africa in attività missionarie. Charette, che era il comandante in seconda, organizzò una rivista, l'Avanguard, che durò fino al 1929, quando morì l'ultimo Zuavo Pontificio. Celebrarono le nozze d'argento del reggimento con una grande manifestazione in Francia. In Spagna ci furono Zuavi Pontifici carlisti. Ovunque gli Zuavi Pontifici furono segnati da questa storia romana e se la portarono per tutto il resto della loro vita. In Olanda ancora oggi c'è un museo in una città degli Zuavi Pontifici. Penso di aver inquadrato la storia, per me valorosa, di questo esercito su base volontaria. Non ho da aggiungere altro. Perfetto, allora riprendiamo. Ringraziamo Maurizio Di Fine per il suo intervento molto appassionato. Devo dire la verità che anche a noi ci ha preso molto questo sua ricerca. Possiamo anche contribuire, perché di qualcuno di questi zuavi italiani noi abbiamo, oltre le generalità, anche un minimo di biografia, quindi la potremo aiutare in questo. Le parti legate all'ultimo giorno, diciamo, della difesa di Roma, questo mitico 20 settembre, che ha in qualche modo sconvolto poi certi equilibri. E, l'ultima cosa è questa: c'è una messa incredibile di memorie, di souvenir, no? Di esperienza romana da parte di molti giovani. Io ho trovato in rete di memorie in francese. Addirittura in olandese, le ho trovate in inglese, ho trovato gli zuavi del Quebec canadese, una cosa incredibile. Ci sono tantissime domande, perché questo il suo intervento ha veramente sollevato tante curiosità, poi casomai le poniamo verso la fine. Vedo anche qualche storico locale che è anche molto interessato. Intanto riprendiamo parlando un po', riprendendo un po' le fila un po' del discorso dopo questo appassionato intervento. E, cioè, il discorso sul legittimismo che introduceva prima il nostro presidente, la storiografia contemporanea, soprattutto francese, che fa capo un po' all'école française nell'ultimo decennio, quindi parliamo di Jean-Claude Martin, parliamo di Simon Sarlène, di Alexandre Dupont, ha approfondito il tema del volontariato militare nel risorgimento italiano e ci dice che al di là dei minimi risultati a cui sono pervenuti, la controrivoluzione legittimista va studiata per comprendere le ragioni non solo ideologiche di uomini e donne che da paesi lontani si sono impegnati a favore del Papa e del re legittimo. Anche Jordi Canao negli studi nel carlismo ne parla, ovvero parla della presenza di una internazionale bianca, ovvero una comunità transnazionale fatta di uomini e donne cattolici pronti a darsi reciproco aiuto in molte cause. Questo probabilmente fu ciò che accadde con uno dei membri di una cospirazione nata oltreoceano. Parliamo dell'assassinio di Lincoln, nato in ambienti cattolici e sudisti. E, sembra quasi che ci siamo un po' allontanando da Roma, dagli Zuavi Pontifici, in realtà ce ne stiamo allontanando semplicemente per mettere un pochino meglio a fuoco quella che era un pochino la storia stessa degli Zuavi. L'ultimo dei cospiratori della Lincoln Conspiracy, quello che non venne immediatamente preso, John Harrison Surratt, un signore che se ne andava in giro anche vestito della divisa degli Zuavi Pontifici, ci porta ad un mistero che ne parleremo adesso quasi subito con Marco Del Pasqua. Ma prima di Marco Del Pasqua io vorrei farvi
un libro. Questo libro in realtà è di uno storico setino di Sezze. Lo storico si chiama Giancarlo Onorati ed è da questo libro che sono venuta a conoscenza di questo cospiratore, di questo John Surratt, perché proprio presta servizio come zuavo pontificio in quel territorio. E poi c'è un seguito anche di questa storia, di cui però non voglio svelare niente, perché altrimenti togliamo un po' la sorpresa, che riguarda proprio la ciociaria. Ma intanto torniamo a Marco Del Pasqua. Marco Del Pasqua è un consulente BNL, BNP Paribas, ma scrive per passione da sempre. È autore di romanzi come Inspiegabili illusioni, Il riflusso, Sotto le stelle di Cuba, Anna Paola e gli spiriti, e finalmente trova nel romanzo storico la sua vera vocazione, con Il fiorino nero, L'anello scomparso e Intrigo sull'Elba. Alcune delle sue opere sono state tradotte in più lingue. E la sua ultima, di cui parleremo oggi, verrà pubblicata nei primi mesi del 2021 in spagnolo, perché ha un grande pubblico sudamericano. E intanto ve la faccio vedere che c'è con la conferenza di oggi. L'opera si chiama, il romanzo storico si chiama Lincoln e lo zuavo del Papa. Allora Marco, raccontaci chi è questo zuavo del Papa e che cosa ha a che vedere con Lincoln, anche se io poi un po' di spoiler te l'ho anche fatto, perché ho un po' introdotto cosa è successo. Io in ultime due parole le spendo per parlare di questo romanzo. Questo romanzo è al pari di questo saggio storico, nel senso è molto ben documentato, ha ricostruito tutte le fasi dell'omicidio di Lincoln, ma anche e soprattutto quelle successive, ed ha addirittura introdotto nella narrazione i documenti autentici. È un romanzo, una narrazione asciutta, che veramente è soltanto sui fatti, ma che lascia il lettore con una serie di interrogativi, cioè al termine della lettura chiudi la pagina e ti chiedi, cominci a chiederti, ma perché è successo questo? Ma perché hanno fatto quello? Ma cosa c'era dietro? Io credo che sia proprio, come dire, food for thought, no? Qualcosa che ti dà da pensare. Quando un romanzo ti dà da pensare, ti porta a voler approfondire, secondo me, il romanzo storico ha raggiunto il suo scopo. Allora Marco, parlaci un po' di questo John Harrison Surratt. Chi era? Cosa ha fatto? Cosa c'entra? Perché allora vestiva l'uniforme degli zuavi pontifici? Allora, dunque, la storia non è molto nota. Io mi fa piacere che tu abbia fatto il parallelo con il professor Onorati. Io credo che sia anche collegato con noi, questa sera mi ha detto che si sarebbe collegato. Paradossalmente, io non ho mai letto il libro di Onorati, a parte quelle 3-4 pagine che mi hai mandato tu via WhatsApp, perché proprio non ignoravo completamente l'esistenza fino allo scorso luglio. E mi dispiace anche perché è un libro, credo che sia l'unico saggio in italiano che parla della vicenda di Surratt, e tutto il resto è tutta letteratura inglese. Infatti la storia è assai poco nota in Italia. Allora, quindi, per il fatto che è poco nota, forse sarà il caso di riassumerla molto brevemente. La storia è lunghissima, ora non mi dilungherò certamente a raccontare tutte le vicende, ma una breve sintesi bisogna farla, perché magari dalle vostre parti, nel Lazio, nel Basso Lazio, qualcuno la conosce, qua nel resto d'Italia presumo che siano veramente pochissime persone. Chi era John Harrison Surratt, forse che è il cognome francese? Surratt era una spia confederata, una spia dei sudisti, che operava, diciamo, durante la guerra di secessione, trasportando informazioni dalla parte unionista nordista a quella sudista, ed era fu un membro della cospirazione contro il presidente Lincoln. Prima tentarono di rapirlo, perché c'è stato un tentativo di rapimento con il quale intendevano i sudisti scambiare il presidente con alcune migliaia di prigionieri nordisti, e poi si arrivò all'assassinio. Questo purtroppo andò a buon fine, in realtà un cattivo fine.
Lincoln viene assassinato, gli sparano la sera del 14 aprile 1865 nel teatro Ford mentre assisteva alla commedia Our American Cousin. Viene assassinato per mano di John Wilkes Booth. John Wilkes Booth era un amico di John Surratt ed era un attore molto famoso. Sparano, viene colpito alla testa con una pistola Philadelphia Derring calibro 47, quindi c'è una pistola piuttosto potente. Ferito mortalmente, muore la mattina del 15 aprile 1865 senza riprendere conoscenza. Ma Surratt, il nostro, diciamo, il personaggio del romanzo, in quella sera non si trovava a Washington. La congiura fu organizzata in poche ore. Lui si trovava nella cittadina di Elmira, che si trova nello stato di New York. Stava seguendo, la guerra era finita, ma ancora alcuni generali non si erano arresi, eccetera, eccetera. Stava seguendo le vicende di un campo di prigionia sudista nella città di Elmira, quindi stava spiando cosa stava avvenendo in quel campo di prigionia. La congiura non si concluse soltanto con l'assassino di Lincoln, si attentò anche alla vita del segretario di Stato William Seward, che fu ferito con delle coltellate, ma non fu ucciso dal congiurato che si chiamava Lewis Powell. George Axelrod, che era un altro congiurato, invece doveva attentare alla vita del vicepresidente Andrew Johnson, ma poi rinuncia all'ultimo momento a ucciderlo. Cioè, questa congiura doveva decapitare tutti i vertici dello Stato degli Stati Uniti, per capirsi. Allora, torniamo sempre a John Surratt. John Surratt si trovava a Elmira, nello stato di New York, come abbiamo detto, per fare questa attività di spionaggio. Viene avvisato, cioè le notizie circolavano, perché comunque esisteva già il telegrafo negli Stati Uniti, per cui i giornali pubblicavano le notizie, le notizie correvano abbastanza velocemente. Viene avvisato appunto che il presidente Lincoln viene assassinato e che quindi lui è in pericolo, perché chiaramente era amico di tutti i congiurati, era un congiurato pure lui. A questo punto lui che cosa fa? Il 17 aprile scappa. Dove scappa? Scappa nel luogo che per lui più consono, che era il Canada, il Quebec, perché lui già lo frequentava come spia, perché lui nel Quebec, soprattutto a Montreal, c'erano delle cellule sudiste operative, per cui lui collegava le cellule sudiste con Richmond, che era la capitale sudista, e quindi trasportava tutte le informazioni in suo possesso. Allora, va nel Quebec, a Saint-Liboire, poi a Montreal, si sposta un po' in quell'area lì, che sono pochi chilometri di distanza, sotto la protezione di un sacerdote che si chiamava Charles Boucher, che resta nascosto per alcuni mesi. E nel frattempo a Washington viene arrestata sua madre, Mary Surratt. Chi di voi ha visto il film The Conspirato di Robert Redford forse identificherà la donna. Fu la prima donna a poi essere giustiziata negli Stati Uniti, fu accusata di cospirazione e poi fu giustiziata nel luglio del 1865. Lui stava lì, nascosto, Surratt, figlio, in attesa degli eventi, sapeva che c'era il processo, sua madre e gli altri cospiratori erano sotto processo, tutti tranne John Wilkes Booth, perché nel frattempo era stato catturato e assassinato, e ucciso. Rimane lì, e a un certo punto tutti lo tranquillizzano dicendo: beh, tua madre non verrà impiccata, non è mai successo che negli Stati Uniti venga giustiziata una donna. Purtroppo però viene smentito, perché nel luglio del 1865 viene giustiziata Mary Surratt. Lui ovviamente prende malissimo questa cosa, è dispiaciuto, addoloratissimo. Però che cosa sta succedendo? Anche il Canada diventa un paese, una terra che scotta, quindi doveva spostarsi anche dal Canada, perché rischiava anche lì di essere raggiunto dai detective, scoperto, magari estradato verso gli Stati Uniti, per cui viene organizza lui, non è chiaro, la sua fuga in Europa. Si imbarca su una nave diretta a Liverpool, e lui commette una prima leggerezza, credo fu una delle poche volte che commette un errore Surratt, dichiara il suo vero nome. Lui soffriva di mal di mare, veniva visitato dal medico di bordo, il medico di bordo, un tale McMillan, chiede il nome, e lui gli scappa detto il suo vero nome,
John Surratt. Il medico, ovviamente, siccome il nome di Surratt era su tutti i giornali, collega che questo è il cospiratore fuggitivo. Quando arrivano a Liverpool, Surratt sbarca anche il medico va a denunciarlo alla polizia britannica, alla polizia di Liverpool, la quale però non prende molto sul serio la cosa, non si interessa, quindi tutto sommato poi l'Inghilterra aveva fatto buon affare con i confederati sudisti, quindi non danno seguito, diciamo, alla denuncia. Si nasconde a Liverpool tutta l'estate 1865. A un certo punto però anche Liverpool ormai aveva dichiarato il suo nome, per cui si sapeva negli Stati Uniti che Surratt si trovava a Liverpool, quindi diventava difficile, una terra che scottava anche Liverpool. Lui a questo punto ritiene che il luogo più sicuro dove rifugiarsi sia lo Stato Pontificio. Va via da Liverpool, passa da Londra, poi a Parigi ottiene il visto all'Annunziatura Apostolica di Parigi il 25 agosto, e nell'autunno, in alcuni testi o novembre, in alcuni testi c'è scritto dicembre, raggiunge lo Stato Pontificio con un'imbarcazione che parte da Marsiglia e arriva a Civitavecchia. All'Annunziatura aveva chiesto un visto per arruolarsi appunto nel corpo degli zuavi. È un visto che ottiene tra l'altro gratuitamente in una tempistica molto rapida, però lui non si arruola immediatamente nel corpo degli zuavi. Quando arriva a Roma lui si presenta al Venerable English College, che esiste ancora oggi, è un seminario di preti cattolici a Roma, preti inglesi che studiano, seminaristi inglesi che studiano a Roma per diventare sacerdoti. Presenta evidentemente delle credenziali di queste fantomatiche controparti che non si capisce, di Parigi, di Londra, non si sa bene dove, e lo ospitano per un certo periodo, finché poi a un certo punto viene arruolato nel corpo degli zuavi. Si trova nel corpo degli zuavi con una ferma di un anno, viene inviato a fare l'addestramento a Velletri, un breve addestramento, e poi viene spedito sui Monti dei Pini, che per chi non è laziale sono monti che sono situati tra l'attuale provincia di Frosinone e Latina, e impegnato, dunque noi abbiamo detto, come ha detto il professore prima, il corpo degli zuavi pontifici era un corpo costituito per la difesa dei pontefici e della Chiesa Cattolica, ma in questo caso la compagnia di cui fa parte John Surratt viene impegnata in operazioni di polizia, e nello specifico operazioni di repressione del brigantaggio, e quindi operativo nella zona appunto di Monti dei Pini, Sezze, Velletri, queste zone qua, anche Strisulti, anche Le Veroli, eccetera. A questo punto lui si distingue anche per il suo coraggio. Immaginiamo un giovane del Maryland lì che sui Monti dei Pini, lì in Sociaria, che combatte un nemico che non nemmeno neppure conosce. Comunque si distingue per il suo coraggio e viene premiato. Ma a questo punto avviene un fatto che è straordinario: a aprile si arruola un altro zuavo, uno zuavo canadese, un tale Henri Dumont de Sainte-Marie, il quale il caso vuole che conosca personalmente il Surratt. Lo conosce perché Dumont de Sainte-Marie, che era inseguito dai debiti, un personaggio un po' volubile, era scappato dal Canada, cioè diciamo era seguito dai creditori, scappa dal Canada, va negli Stati Uniti e si mette ad insegnare. Si insegna nella stessa scuola di Louis Weichmann. Louis Weichmann era un altro congiurato che poi dopo nel processo contro Mary Surratt diciamo testimonierà invece contro Mary Surratt, sarà lui che la farà condannare a morte, ma era in quel momento era molto amico di John Surratt, quindi John Surratt andava a trovare Louis Weichmann, e questo era un collega di Dumont de Sainte-Marie, per cui si conoscevano personalmente. Lo riconosce, che cosa decide di fare? Sapeva che c'era una taglia di $25,000 sulla testa di Surratt, quindi cosa fa? Lo denuncia, si reca a Roma e lo denuncia. Io dico il consolato, in realtà non era il consolato, ma era la legazione degli Stati Uniti d'America a Roma, perché non si gli Stati Uniti e lo Stato Pontificio non si riconoscevano a livello diplomatico,
e quindi gli statuti erano rappresentati da una legazione, alla quale legazione c'era un ministro plenipotenziario e che si chiamava, era un generale in congedo, tale Rufus King, che era stato un amico personale del segretario di Stato William Seward. Lui denuncia, io ho riconosciuto Surratt, sul primo momento restano un po' sconcertati, poi si rendono conto, chiedono e scrivono a Washington, viene riscontrato, lui effettivamente aveva insegnato in quella scuola, era amico di Weichmann, e tutto viene descritto anche fisicamente, eccetera, per cui viene ritenuto un testimone attendibile. A questo punto dalla Procura Militare degli Stati Uniti chiedono una dichiarazione giurata di quello che dichiara Surratt per poter emettere un mandato di cattura. Ma c'è un grosso problema, appunto, gli Stati Uniti e lo Stato Pontificio non si riconoscevano, per cui non esiste neppure un trattato di estradizione. A questo punto non sanno come muoversi, come giriamo questa patata bollente, diciamo, tra virgolette. Il console King, il ministro plenipotenziario, a questo punto decide di chiedere un colloquio con il cardinale Giacomo Antonelli. Giacomo Antonelli era il segretario di Stato dello Stato Pontificio, quindi il capo del governo, tanto per semplificare. Chiede un colloquio in cui espone questo problema. Abbiamo uno zuavo che dichiara sotto giuramento che ha riconosciuto Surratt, gli mostrano una foto da un libro, questo è uno dei cospiratori della congiura contro il presidente Lincoln, sareste voi disposti a collaborare se noi mettiamo un mandato di cattura per catturarlo ed estradarlo? Antonelli sul primo momento è un po' refrattario, nel senso, beh sì, non siamo molto contenti perché lui potrebbe essere condannato a morte, la Chiesa è contraria alla condanna a morte. Poi a un certo punto, vabbè, dice, vediamo cosa si può fare. King a questo punto scrive a Washington, qui le comunicazioni sono tutte a mezzo lettera, che non c'era cavo telegrafico, c'è una disponibilità, fate un mandato di cattura. Allora, il mandato di cattura tarda ad arrivare, perché comunque la corrispondenza è tutta via nave, quindi ci sono tempi molto lunghi di comunicazione. A inizio novembre succede un episodio clamoroso. Il cardinale Antonelli, in assenza ancora dell'ordine di mandato di cattura degli Stati Uniti, ordina l'arresto di Surratt. Surratt si trovava in quel momento impegnato a Trisulti, ma era in quei giorni era in licenza a Veroli. Venne raggiunto e trasmesso l'ordine tramite il ministro Kanzler, il colonnello, tutta la catena di comando, venne arrestato dal capitano dell'Ambilly e messo in prigione nella prigione di Veroli in attesa di essere consegnato agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nel frattempo sono attivati per far arrivare una nave militare a Civitavecchia, doveva imbarcare sia Surratt che De Sante Marie, che doveva essere congedato dal corpo dei zuavi per testimoniare al processo. Poi questo non avverrà. A Veroli succede l'inimmaginabile. La mattina in cui doveva essere trasferito a Roma, secondo almeno le versioni ufficiali, dopo colazione lui chiede di andare nella latrina. La latrina era una balconata su un dirupo della prigione di Veroli. Lui cosa fa? Salta da questa balconata a queste latrine nel dirupo, rimbalza su uno sperone di roccia dopo 7 metri e poi cade nella profondità del dirupo, che il dirupo sono 30 metri, cioè, si parla di 100 piedi, sono 30 metri di altezza. Come se niente fosse, si alza, scappa via in direzione del confine del Regno d'Italia, verso Casamari, inseguito da 50 zuavi. Questo secondo le versioni ufficiali, diciamo, della storia. Arriva al confine tra lo Stato Pontificio e il Regno d'Italia, i pontifici lo fermano, nonostante indossasse un uniforme da zuavo, nonostante non avesse documenti, lo lasciano passare, non si sa perché. Si presenta, passa il confine, entra nel Regno d'Italia, si presenta ai carabinieri, i carabinieri si dichiara di essere un disertore dell'esercito pontificio. I carabinieri lo prendono sotto custodia, lo trasferiscono prima a Sora e poi dopo al comando di Napoli. Sempre sotto su custodia, lui non era arrestato, non si trovava agli arresti. A Napoli, a questo punto, essendo libero di muoversi, cosa fa? Decide di presentarsi al consolato britannico, dichiara di essere un cittadino canadese, lui parlava bene il francese, l'italiano, il latino, vabbè, non aveva documenti, e chiede un lascia passare per uscire dal Regno d'Italia. Teniamo presente che il Canada all'epoca era un dominio britannico, quindi i cittadini canadesi erano cittadini della corona britannica.
lui è molto affabile, sa parlare, è molto cordiale, eccetera. Il console gli crede e gli dà un lascia passare. Non solo, lo aiuta persino a trovare una nave per uscire da Napoli. In quel momento una nave che era in partenza era il Tripoli, che era un vaporetto che andava in direzione di Alessandria d'Egitto e doveva fare uno scalo a Malta per imbarcare del carbone. A questo punto lui si imbarca e parte. Ovviamente il consolato degli Stati Uniti di Napoli era in allerta, comincia a telegrafare al consolato di Malta: attenzione, questa nave sta trasportando su RAP. Malta però può fare ben poco, perché la nave non può sbarcare a Malta. Non può sbarcare a Malta perché c'era il colera, erano in quarantena già, quindi già dall'epoca. Anche oggi parliamo di quarantene, per cui la nave rimane a largo, il carbone viene trasportato nelle chiatte, per cui non sbarcano a Malta e il console non può fare, nulla può fare. Però riescono, il console degli Stati Uniti a Malta riesce comunque con dei giri pazzeschi a telegrafare al console degli Stati Uniti a Alessandria d'Egitto e ci riesce. Quindi mette in allerta il console. Quando arriva la nave ad Alessandria d'Egitto, il console a quel punto è in grado di agire. Esisteva un accordo fra gli Stati Uniti e l'impero ottomano che dominava l'Egitto in quel periodo, per cui i cittadini americani godevano di un particolare status giuridico, quindi non erano soggetti alle autorità ottomane, ma erano soggetti solo alle autorità statunitensi. Quindi il console ha gioco facile, perde delle guardie, quando è già ancora in quarantena lo fa arrestare, lo mettono in una stanza. Nel frattempo arriva la nave, la SWAT, la nave militare americana, e con quella rimbarcano e viene rimandato negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti poi, nel 1867, partirà il processo a Surratt. Un processo che io non voglio descrivermi, perché poi perderesti il finale del romanzo. Il mio romanzo è questo qua, che potete trovare scomodamente in tutte le librerie d'Italia o comprarlo online. Che terminerà in un modo clamoroso, perché non ci sarà né una soluzione né una sentenza, per cui io lascio tutto, qui mi fermo, non dico più nulla, mi lascio alla lettura del romanzo. Sì, allora Marco, ti ringrazio anche perché ci sono tantissime domande, veramente tante, a cui io vi pregherei, vi leggerò, vi pregherò di rispondere brevemente. Allora, la prima domanda è per... Ecco, relatore di Giovine, c'è un signore che vuole sapere qual è l'eredità spirituale degli Zuavi pontifici. È una domanda molto difficile da rispondere. L'eredità spirituale è la testimonianza della fedeltà alla Chiesa. La fedeltà alla Chiesa, oggi più che in passato, è in discussione la libertà della Chiesa cattolica. Libertà della Chiesa cattolica che si trasforma in difesa della vita, per cominciare. Difesa della vita dal concepimento alla morte. Per cui occorre dare una testimonianza in difesa di questi principi, che per un cattolico, un cattolico che vuole incarnare lo spirito degli Zuavi, è una testimonianza, come si dice oggi, non negoziabile. Certo. Abbastanza. Grazie. Il professor Vittorio Ricci, con il suo intervento, riporta proprio questo pregiudizio storico infondato sugli Zuavi, che erano invece giovani volontari carichi di ideali di libertà, considerati però feroci mercenari stranieri al soldo della Francia. Ecco, semplicemente la ringrazio per l'interessante contributo. Un'altra domanda, sempre il professor Ricci parla di lapidi di Zuavi, di soldati pontifici a Ceccano, mentre abbiamo due Zuavi pontifici sepolti ad Anagni. Poi c'era un'altra domanda, sì, ecco, Eugenia Severa chiede: si possono assimilare gli Zuavi pontifici ai foreign fighters dei giorni d'oggi? No, è una, veramente una violenza. Lo spirito che anima questi ultimi combattenti, che poi sono terroristi, è uno spirito che per un cristiano non si può accettare. L'egemonia della loro pretesa religione contro tutte le altre. No, non si possono.
questi ragazzi combattevano per la libertà della Chiesa e nei confronti dei nemici erano cristiani, cioè erano ferocissimi in guerra, ma quando si trovavano con dei nemici feriti, come dimostrarono a Mentana e come dimostrarono anche in atti di terrorismo, li aiutarono, li assistettero e allo scopo di salvare le loro anime. Certo. Quindi, ricordo sempre l'episodio, no? Il legato De Cristan, ma la famosa Madame Stone, non so se lei si è imbattuto in questa signora inglese. Le pagine lunghissime, ecco, quella signora Stone entrò nel campo garibaldino e il andò a negoziare la liberazione con il figlio di Garibaldi, lo so, il figlio di Garibaldi che la rispettò e la mandò dove lei voleva ed era seguita dai sacerdoti, cioè, che erano i cappellani militari, e fece del bene ai politici e ai garibaldini. È questa la differenza. Spirito della sì, Chiesa. Quello lo dicono anche nelle memorie garibaldini, c'è quel diciamo libro di ricordi, diciamo, che si intitola proprio Villa Glory, che adesso mi sfugge però il nome dell'autore, che ricorda proprio questo episodio. Sì, sì. Va bene, andiamo ancora avanti. Sì, dice Lucia, quanto ci vorrà prima che i libri di storia tengano conto di tutto ciò? La storia purtroppo è ancora scritta solo e soltanto dai vincitori. Ok, ecco, Giovanni Martini, dall'intervento di Di Giovine si evince che Napoleone III aveva abbandonato lo Stato della Chiesa al suo destino già prima delle sue sconfitte militari. Se ho capito bene, si conoscono i motivi? Ma diciamo che Napoleone III era un parente stretto di Napoleone I, cioè era la rivoluzionaria, la monarchia è sostanzialmente anticattolica. Napoleone III fece il cattolico perché in Francia la stragrande maggioranza dei francesi era cattolica, ma lui nel suo cuore e nella sua azione era profondamente anticattolico. Era lo spirito della rivoluzione. Sì, ok, la ringrazio. C'è anche il professor Onorati che racconta, ci dice che farà una nuova edizione del libro su Surà. È ovviamente un'edizione aggiornata perché negli Stati Uniti nel frattempo sono usciti altri lavori, oltre a quello basilare di Jumpler. Poi, vediamo ancora, c'è un signore dalla Spagna, Carlos García de Polavieja, grazie per la conferenza, vabbè, insomma, viva Cristo Rey, vabbè, sempre viva, come risponde. Ci sono domande invece per l'altro relatore, vediamo un attimino se le trovo, le avevo viste. Ah, eccola qui. Allora, questa domanda per il relatore Marco Del Pasqua. È lecito pensare che la cospirazione contro Lincoln non fosse solo una faccenda americana, ma fossero coinvolti anche altri stati o reti internazionali di cattolici? Questa è una bomba come domanda. Un attimo. Ecco, sì, ecco, prova adesso, sì. Sì, dice, è una domanda che mi sono posto io per primo quando ho scritto il romanzo. Perché? Dunque, io non trovavo nulla di materiale in Italia, quindi a parte il saggio di Onorati, purtroppo essendo fuori commercio non ho avuto modo ancora, non mi permette di leggere, ma spero appunto con la seconda edizione sarò ben lieto di leggere. Mi sono basato su tutta la letteratura americana e mi sono accorto che queste teorie cospirative già maturavano molto prima dell'assassino di Lincoln, però tuttavia a me sembrano più fake news che altro, perché cioè, il primo diciamo che tira fuori teorie cospirative è Samuel Morse. Samuel Morse è noto per aver inventato il telegrafo, è meno noto per la sua attività di pittore. Lui nel 1830-31, se non mi ricordo esattamente, si reca a Roma e ci sta un anno per imparare la pittura. Torna negli Stati Uniti, a parte che sulla nave incontra l'ingegnere con il quale poi inventerà il telegrafo, ma poi negli Stati Uniti e scrive un libro di 700 pagine che la cospirazione straniera contro gli Stati Uniti d'America. È un libro feroce molto anticattolico, quindi lui teorizza appunto che la Chiesa di Roma cospiri contro gli Stati Uniti d'America. Perché? Perché la Chiesa di Roma
monarchia assoluta legata all'assolutismo europeo, gli Stati Uniti sono una repubblica democratica, per cui non dovevano esistere, secondo, diciamo, le regole. Ma sono tanti libri, per esempio ho le memorie di padre Charles Chainikus, perdonatemi la pronuncia, che era un sacerdote della diocesi di Chicago che denuncia del malaffare nel clero della diocesi e viene querelato. Lui cosa prende come avvocato difensore? Chi? Abramo Lincoln. Allora, Abramo Lincoln accetta di buon grado la difesa di Chainikus. Lo difende, vincono la causa, però il parroco viene comunque scomunicato. E Chainikus scrive le memorie, sono tutte lettere scambiate tra lui e Lincoln. Attenzione, presidente, quando poi diventa presidente, attenzione perché lei la pagherà cara la mia difesa nel tribunale, gliela faranno pagare cara. Lincoln, sì, ma io ne sono consapevole, ma io vado a tirare avanti per la mia strada. Ma queste sono tutte lettere scritte riportate da Chainikus, ma io non ho trovato mai riscontri dalla parte di Lincoln. Quindi io non ho mai avuto riscontro di tutta questa storia. Certo, molto sono tanti. Io, per esempio, un libro che ho fatto spedire dagli Stati Uniti. The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham. Questo è un libro ferocemente anticattolico, tanto per dire uno. Ora io... No, sinceramente non sono in grado di non mi pare fondate queste teorie. Gli americani stessi sono molto infatti, con gli stessi americani sono molto interrogati. Possiamo sicuramente dicevo anche gli americani stessi si sono interrogati su mandato. No, non fa niente. Adesso vi sento. Non fa niente, era semplicemente una precisazione. No, volevo concludere con un'ultima domanda, perché altrimenti poi non abbiamo più tempo. L'ultima domanda ci chiedono, cosa è successo a Surratt dopo il processo? È stato condannato? Che fine fa il nostro? Non è stato né condannato né assolto, cioè questo ve lo leggerete nel romanzo, perché finisce in un modo incredibile il processo Surratt. Cioè, è un finale che io l'ho riportato per come è avvenuto, perché non avrei avuto la fantasia per scrivere un finale così. E infatti, io che scrivo romanzi storici so che la realtà è sempre... Una mia domanda, ma perché Sora, anche in galera, quando è in galera, e addirittura vende le fotografie vestito da zuavo, cosa aveva significato quell'esperienza? Cioè, lo fa perché... Perché non abbandona questa divisa che si tiene addosso? Io leggevo addirittura a un certo punto è a brandelli per quanto l'ha tenuto addosso. Ma no, perché poi credo nella fusione c'è un giornalista che lo intervista, a parte nel mio romanzo, ma c'è proprio una reale intervista a in prigione da parte di un giornalista, in cui in realtà l'uniforme era abbastanza nuova, che qualcuno gliele mandava. Io credo sia un gesto di fedeltà al Papa, alla Chiesa, perché lui comunque era una famiglia, figlio di Surratt, era una cattolica, lui aveva studiato in seminario, non era stato ordinato sacerdote, era tutta una famiglia cattolica, quindi era una famiglia di lavoro pontificio, per cui c'era un legame di fedeltà al Papa, alla Chiesa, e certamente lui lo teneva nel cuore. Va bene, allora ringraziamo anche Marco Del Pasqua, ringraziamo Francesco Maurizio Di Giovine, Fernando Riccardi, velocemente le conclusioni e magari poi anche un appuntamento a una prossima conferenza. Fernando, ti devo, ecco qui, un attimo, sì, prego. Intanto voglio congratularmi con tutti, con Maurizio e con Marco, anche con Maria chiaramente, perché quella di stasera è stata una puntata, una diretta molto, molto, molto interessante. Anche perché ci sono degli spunti, tantissimi spunti, dalle due relazioni che lasciano appunto campo alla riflessione. Innanzitutto la faccenda di Surratt, quindi con l'attentato mortale a Lincoln, è molto più vicino a noi di quanto possa sembrare. Non dobbiamo dimenticarci che alcuni reparti del disciolto esercito napoletano dopo il 1860
vado in America, vado negli Stati Uniti e partecipano, prendono parte alla guerra di secessione, quindi alla guerra civile americana, militando ovviamente tra i confederati, ossia tra i sudisti, e si coprono di onore. Quindi soldati napoletani vanno in America e partecipano alla guerra di secessione, a dimostrazione di come i rapporti fra le due realtà, che sembrano così distanti e con l'oceano di mezzo, effettivamente non lo erano così tanto. Se poi mettiamo insieme anche l'avventurosa storia di Surratt, si capisce che i contatti siano molto molto più stretti. Ma anche interessante la ricostruzione, come al solito dettagliata, degli zuavi pontifici da parte dell'amico Maurizio Di Giovane. Anche lì ci sono degli spunti che fanno capire, e io mi auguro una volta per tutti definitivamente, è vero che la storia la scrivono i vincitori, i vincitori, ma ci deve essere spazio anche per le ragioni dei vinti. Allora speriamo che la puntata di questa sera abbia messo un altro gradello del mare magnum delle interpretazioni malevoli che definiscono gli nuovi pontifici, ma anche l'esercito papalino in genere, come un esercito di mercenari. Io voglio brevemente, Maurizio si è rifatto alla battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860. Ebbene, lì l'esercito pontificio guidato dalla Lavoisier si copre di gloria. Uno dei generali papalini, che era il francese Georges de Pimodan, muore proprio per le ferite riportate nella battaglia di Castelfidardo, e prima di morire dice alla Lavoisier sulla barella, quando era ormai in agonia: generale, il nostro esercito si sta facendo valere. Tra le altre cose c'è anche, ecco perché queste puntate, queste dirette sono importanti, sulla morte di De Pimodan, che era uno dei comandanti dell'esercito papalino, c'è un giallo molto molto inquietante, che a quanto pare questo generale non venne ucciso dal nemico, ma è stato ucciso da un soldato papalino, un certo Brambilla milanese, che il diabolico Curletti, che era l'agente segreto di Cavour, aveva inserito fraudolentemente nelle truppe pontificie, tanto è vero che muore De Pimodan per un colpo che parte, guarda caso, non dal nemico, ma dalla parte del suo esercito. Curletti, tra altre cose, altro personaggio inquietante, la cui fine è avvolta ancora nel mistero, ma probabilmente sarà stato fatto fuori. Curletti racconta che questo Brambilla, proprio in virtù del suo tradimento, da soldato viene promosso maresciallo dei carabinieri. Quindi anche questa è una che io la lascio a Marco Del Pasqua per crearci un altro thriller storico. Voglio concludere dicendo un'altra cosa. Quello che diceva Maurizio, io vi invito a leggere un bel libro che io ho qui con me, che si chiama La rivoluzione italiana, che è scritto da un irlandese che si chiama Patrick Case O'Clair. Ebbene, questo irlandese riporta delle testimonianze dei soldati papalini feriti nella battaglia di Castelfidardo, che sono qualcosa che fanno venire i brividi. Io ancora oggi mi commuovo quando parla, per esempio, di un giovane bretone, un certo Paul de Parcevaux, che era stato ferito proprio gravemente alla battaglia di Castelfidardo, che poi muore qualche tempo dopo, il 14 di ottobre. Ebbene, il vescovo di Orleans dice: questo Paul de Parcevaux, giovane bretone volontario dell'esercito papalino, muore lasciando lo spirito a Dio, il corpo a Nostra Signora di Loreto, il cuore a sua madre e dalla nativa Bretagna. Quindi come si fa, mi domando e vi domando, a considerare complici cari, a considerare volgari mercenari
questi soldati che hanno dato la vita per un ideale, hanno dato la vita per difendere la Chiesa, per difendere il Papa, e non si possono assolutamente, mi dispiace per quella domanda, ma quali Fighting Forces? Cioè, questi non sono mercenari, questi sono venuti in Italia per difendere la tradizione, per difendere il cattolicesimo, per difendere una realtà che purtroppo era destinata a scomparire. Ecco, io penso che i lavori come questo di questa sera riescano a rimettere, come si suol dire, la barra del timone a dritta e a considerare sempre e comunque che accanto alla storia, alla Vulgata scritta dai vincitori, ci sono anche da indagare e da cercare di capire le ragioni dei proprio per questo, e per questo, cara Maria, credo che nel prossimo mese di gennaio, a Dio piacendo sempre, 2021, quindi l'anno nuovo, noi faremo una diretta, poi vi comunicheremo gli ospiti, il giorno, l'orario e quant'altro, proprio sui fatti di cui ricorre, se non vado errato, il 150esimo anniversario, ovvero sia l'incursione dei soldati piemontesi del generale Giunà nell'abbazia di Casamari, con tutto quello che combinarono, per poi giungere alla famosa battaglia di Bauco, oggi Villa Erdica, provincia di Frosinone, dove il grande generale De Sonnà le prese sonoramente da due personaggi. Uno è il conte De Cristen, che a Maria Scerrata è molto caro, e un altro è Luigi Alonzi, alias Chiavone, che a me è ancora più caro. Quindi ecco, vediamo appuntamento per il prossimo anno, quindi qui a breve, e speriamo di riuscire a mettere in piedi una diretta, una puntata che sia ricca di spunti, coinvolgente e interessante come quella di questa sera. Ringrazio tutti i partecipanti, Maurizio Di Giovine, Marco Del Pasqua, Maria Scerrato, che ha condotto mirabilmente i lavori, e vi faccio tanti auguri per un anno che sia, speriamo, più sereno e più tranquillo di quello che ormai ci stiamo per lasciare alle spalle. Buonasera a tutti. Buon anno, buon anno.